tutti, oggi sono qua in compagnia di Taki, no, in realtà adesso lo lasciamo un po' in pace, però sarà un po' il protagonista di questo video perché voglio infatti raccontarvi la mia esperienza nell'adottare un gatto e le cose che avrei voluto sapere prima. Se mi seguite da un po' di tempo qua sul canale saprete sicuramente che Taki non è il mio primo gatto. In passato ne ho avuti almeno 6, solo che lui è il primo gatto che adotto totalmente in solitaria e che dipende al 100% soltanto da me, ed è il primo gatto d'appartamento che prendo, perché gli altri gatti che ho avuto sono sempre cresciuti comunque in una zona di campagne, quindi ci sono delle sostanziali differenze. Prima però di incominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, commentando qua sotto e mettendo mi piace a questo video. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè o caffè tramite Ko-fi o una ciotola dell'acqua per Taki, che apprezza tantissimo, e sempre qua sotto in descrizione trovate anche i miei codici sconto da affiliata e i link da affiliata ad Amazon attraverso cui potete acquistare quello che più vi piace e una percentuale andrà comunque a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo proprio dall'inizio. Come ho trovato Taki, il gatto che poi ho adottato? Inizialmente ho iniziato a cercare qua in zona dove vivo delle associazioni gattili, eccetera, in zona Milano, provincia, quindi non soltanto centro, ce ne sono davvero tantissime. Quindi, se siete della zona, io vi consiglio di darci un occhio perché magari non lo saprete, ma vicino a voi ci potrebbe essere un'associazione, appunto, un gattile. Una delle difficoltà però che ho riscontrato è che avendo iniziato a cercare quest'autunno verso ottobre era un periodo sicuramente molto incerto, non si sapeva che cosa era chiuso, che cosa era aperto, anche adesso non è che la situazione sia migliorata tantissimo, posso immaginare, però insomma c'erano tantissime difficoltà nel capire che cosa si potesse o non si potesse fare, quindi penso che questa incertezza generale abbia contribuito alla difficoltà di comunicazione fra appunto questi enti o anche i volontari e i privati. Quindi quello che ho fatto io è stato poi andare su internet, cercando su Google adozione gatto, ho cercato anche su Facebook, ci sono tantissimi gruppi di adozione, sia associazioni che privati, e inizialmente sembra tutto fantastico perché ogni giorno ci sono tantissimi annunci che vengono messi sia su siti, diciamo, specializzati proprio dedicati a animali che siti molto generici come che so Subito oppure appunto Facebook. Diciamo che io in passato ho cercato in un paio di occasioni dei gatti da adottare, ma sto parlando di 8-9 anni fa e le cose sono cambiate tantissimo perché mentre una volta in un giorno riuscivo a trovare, mettermi d'accordo e andare a vedere il gatto, fate conto che io ho iniziato a cercare a ottobre e abbiamo adottato il gatto che era praticamente febbraio. Questo non perché io avessi particolari richieste, perché non soffro di allergia, non stavo cercando un gattino, un cucciolo, ma anzi, da una parte avrei preferito quasi un gatto adulto di 1 o 2 anni perché come primissimo gatto da solo in appartamento pensavo che sarebbe stato più facile, più tranquillo, eccetera, quindi non ero alla ricerca di un gattino. Mi sarebbe piaciuto un gatto rosso, ma diciamo che non era così essenziale il manto del gatto. Quindi, proprio perché non avevo, diciamo, esigenze particolari, non mi aspettavo che fosse così difficile trovare un gatto da adottare. Le principali difficoltà che ho riscontrato io è innanzitutto la poca professionalità e spesso serietà delle persone che pubblicano questi annunci online, perché purtroppo mi è capitato in 2 occasioni di contattare la persona, diciamo, dell'annuncio, mettermi d'accordo, anche giorni e giorni dietro a tutto questo. Io avevo già anche comprato tutto per il gatto, insomma eravamo proprio agli sgoccioli, per poi scoprire che il gatto della foto non esisteva, che non c'era quel gatto disponibile, che non c'era un gatto che avrei adottato. Quindi non pensavo, forse scioccamente, forse per via della mia passata esperienza di tanti anni fa, che ci potessero essere delle persone poco serie anche in tal senso. A me per fortuna non è successo poi che mi chiedessero anticipatamente dei soldi per poi scoprire appunto che il gatto non esisteva, però so di esperienze di questo tipo, quindi mi sarebbe piaciuto sapere in anticipo di andarci molto più con i piedi di piombo, perché ho passato veramente delle settimane a piangere come una fontana, perché ero stata totalmente illusa.
Oltre a questo c'è da dire che sicuramente per il bene del gatto io non voglio assolutamente mettere in discussione nessuna persona che lavora magari in un gattile, in un'associazione, volontari, eccetera. Però magari una cosa a cui non tutti possono essere preparati, ovvero a persone che pretendono di venire a casa tua e vedere la casa per capire se è sicura per il gatto, che pretendono delle foto degli ambienti, che pretendono di vedere il tuo reddito per capire se puoi mantenere il gatto, se hai insomma i soldi per intraprendere questo percorso. Come vi dicevo, sicuramente sono tutte cose volte a capire se la persona che è intenzionata ad adottare ha i mezzi e soprattutto che il gatto possa trovare una famiglia, un ambiente accogliente. Però spesso queste richieste sono aggressive, sono proprio al limite, quindi è un'altra cosa che non mi aspettavo per niente. In un paio di occasioni sono rimasta un tantino male. Per fortuna questa però è una storia a lieto fine, perché dopo tante difficoltà siamo riusciti a trovare Taki. Quando è arrivato da noi però le sorprese non sono finite, perché c'era stato detto che era stato visitato da un veterinario, gli era stata fatta la prima dose di vaccino. Quando però poi l'ho portato dal mio veterinario sembrava appena uscito dalla strada, il gatto sembrava che non avesse mai visto un medico, perché aveva tutti i problemi di questo mondo, cosa che in realtà è abbastanza normale quando adottate un gatto che viene appunto dalla strada, dalla campagna, quindi può avere dei parassiti anche intestinali, i vermi, può avere delle pulci, possono avere una serie di cose. Io ci sono già passata con gli altri gatti che ho avuto, che sono sempre venuti dalla campagna, e tutti all'inizio avevano comunque parassiti o magari dei piccoli, tra virgolette, problemi, per cui bisogna starci dietro i primi tempi, però poi si risolve, ecco. Nel mio caso purtroppo ci stiamo mettendo un po' più del previsto, perché non capiamo ancora bene che cosa abbia il gatto. Sicuramente rispetto a quando è arrivato, che era visibilmente comunque un po' malnutrito, era un mingherlino e aveva appunto tutti questi parassiti, adesso sta sicuramente meglio, però potrebbe andare meglio la situazione. Ci sono delle cose che ancora non sono risolte al 100%, però siamo fiduciosi. Tutto questo per dire semplicemente che il gatto è una bella spesa, è impegnativo. Molte persone vogliono adottare un gatto perché magari non costa niente, no? Prendere un gatto magari da un gattile, dalla strada, ti costa zero. I gatti poi sono indipendenti, non li devi lavare, stanno per conto loro, devi solo dare da mangiare e bere. Ecco, non è proprio così. Mettete comunque in conto, se anche non avete mai avuto esperienze di questo tipo, che il gatto è una bella spesa. Inizialmente, oltre alle visite, ci sono le vaccinazioni, c'è la sterilizzazione. Per i gatti nati dopo gennaio 2020, il mio veterinario mi ha detto che è obbligatorio il chip. Sono tutte spese comunque che vanno effettuate, su cui non è possibile insomma fare un po' i tirchi, ne va proprio della salute dell'animale. Quindi mettete in conto che sì, il gatto è indipendente, ma ha bisogno di cure, proprio come qualsiasi altra persona o altro animale domestico. Il gatto non è un giocattolo, non è la compagnia per quando vi sentite soli a casa, per questo momento particolare qua, è un impegno anche bello grosso che si fa, quindi bisogna prenderlo con la giusta serietà. Un'altra cosa per cui non era preparata era il cibo. Avendo avuto sempre gatti, diciamo, di campagna, si sono sempre adattati molto facilmente a quello che c'era, delle crocchette classicissime. Nessuno poi ha avuto, per fortuna, diciamo, problemi o esigenze particolari. L'unica cosa è che sono tutti appunto sterilizzati. Ecco, con Taki il problema potenziale è che il veterinario sospetta che sia intollerante al pollo, che è la proteina, diciamo, principale negli alimenti per gatti. Quindi da questo mi si è aperto completamente un mondo, perché il veterinario mi ha segnalato una serie di alimenti con bufalo. Vi rendete conto che il mio gatto ha delle crocchette a base di bufalo, patate, lenticchie, oppure ne ha un altro tipo agnello e finocchio, cioè mangia meglio di me questo animale, veramente. E quindi
quindi niente, io non ero per niente preparata a una cosa di questo tipo, ignoravo totalmente la diversità e anche la possibilità che potesse essere il gatto intollerante a una proteina così tanto diffusa e utilizzata, quindi ok, adesso stiamo facendo un po' di prove, vedremo come andrà. Un'altra cosa su cui ero impreparata, perché avendo avuto comunque sempre gatti, diciamo, liberi e non in casa 24 ore su 24, è la lettiera. Inizialmente è stato, forse, anzi, senza alcun dubbio, la cosa più difficile da scegliere, il tipo di lettiera e la sabbietta da utilizzare. La scelta è ricaduta poi su un tipo di lettiera in base innanzitutto al posto in casa. Da subito io ero sicurissima di voler mettere la lettiera in bagno, perché è più comodo e pratico per quanto mi riguarda, e quindi ho iniziato a prendere un po' le misure, a spostare un po' di cose, ma in realtà poi ho rimesso tutto come prima perché era la soluzione più semplice, però insomma ho preso un po' di misure per capire appunto che lettiera acquistare. Alla fine la scelta è ricaduta su una molto molto normale, pulita, classica, chiusa. Mentre per quanto riguarda la sabbietta è un po' un work in progress, ancora non ho trovato quella che soddisfa, diciamo, che mi soddisfa al 100%. Quelle che ho provato fino adesso sono tutte compostabili, biodegradabili, scaricabili nel WC. È la scelta per quelle che sono, diciamo, le mie abitudini, esigenze più comoda. Però anche lì c'è un mondo, quindi pian piano sto provando per capire qual è quella che mi risulta più comoda e che apprezza anche il gatto, diciamo, perché oltre al fatto che comunque il gatto a utilizzarla, i gatti hanno un fortissimo olfatto, quindi è importante che non sia particolarmente profumata, perché se gli dà fastidio poi potrebbe iniziare a fare bisogni in giro per casa e assolutamente no, grazie. Dall'altra parte sì, la lettiera fa cattivo odore, ma voglio dire, c'è anche noi quando andiamo in bagno, no? Trovare quindi una lettiera che in qualche modo elimini o neutralizzi gli odori senza profumare eccessivamente, anche perché è come per ogni cosa che fa cattivo odore: se ci mettete sopra un profumo, non è che profuma, ma si mischiano questi due odori forti ed è nauseante. Quindi cercare qualcosa che magari neutralizza ed elimina è sicuramente preferibile, così come per quella che è appunto la mia esperienza, una sabbietta agglomerante, perché rende molto molto più facile la pulizia della lettiera. È una cosa a cui, diciamo, non avevo mai effettivamente pensato, perché di esperienze con le lettiere non ne ho avute tantissime, a parte i primi, diciamo, primi giorni, le prime settimane a dir molto, col gatto in casa. Sono sempre cresciuti comunque in un ambiente molto molto aperto. Per quanto riguarda un po' invece tutto il resto, quindi giochi, tiragraffi, diciamo che un po' come per tutti i gatti, ognuno ha un carattere diverso e a ognuno piace qualcosa di diverso, quindi non c'è la regola universale per cui se gli prendi una pallina ci gioca e il must have, o questo tiragraffi è migliore di quest'altro, perché dipende molto anche dal gatto. Tacchi è molto giocherellone e, come tutti i gatti che ho avuto, preferisce quasi giocare con le cose che non sono giocattoli, tipo penne, ma in realtà qualsiasi cosa che magari può muovere, fare leggermente rumore se lo tocca con la zampa. Però devo dire che i giocattoli che ha finora comunque li apprezza. Io ho preso semplicemente un topolino con dentro dell'erba gatta, uno di quei bastoni fatti a mo' di canna da pesca, con un giochino, insomma, che si muove, è il suo gioco preferito per adesso. E mia sorella invece gli ha regalato uno di quei pesci che di nuovo all'interno dell'erba gatta, e che una volta toccato dal gatto inizia a muoversi come se fosse un pesce fuor d'acqua. Per quanto riguarda il tiragraffi, non lo utilizza quasi mai, è stato un big fail. Le ho provate tutte, ho provato a cambiare materiale al tiragraffi, ho provato a metterci di nuovo dell'erba gatta. Non ho mai obbligato il gatto ad entrare in contatto con il tiragraffi, perché tutte le volte che cerchi magari di costringere l'animale a fare qualcosa, interagire con qualche cosa, ottieni sempre l'effetto contrario. Quindi ho passato molto tempo cercando di giocarci, di stimolarlo in qualche modo all'utilizzo del tiragraffi, ma è stato un gran fallimento. Però la cosa positiva è che non si sta facendo le unghie sul divano, quindi questo è l'importante.
Vi segnalo però che se avete timore, insomma, che il gatto possa farsi le unghie sulla poltrona o sul divano, sia su Amazon che credo da Ikea, mi sembrava di averlo visto, ci sono delle coperture fatte a modo angolo proprio per rivestire quelle parti che piacciono tantissimo agli animali, che serve per proteggere, insomma, il tessuto del vostro mobile, divano, poltrona, quello che è, perché è rinforzato e ha, diciamo, un materiale simile a quello utilizzato nei più classici tiragraffi, quindi il gatto può tranquillamente farsi le unghie lì senza andare a rovinare, appunto, il divano. Penso di avervi raccontato bene o male tutto ciò che riguarda la mia prima esperienza nell'adottare un gatto da sola in appartamento. Come vi dicevo, in passato ho avuto a che fare molto con i gatti, quindi non mi sono trovata completamente impreparata all'arrivo di un nuovo gatto. Certo, è diverso avere un gatto 24 ore su 24 in casa senza la possibilità di farlo uscire, senza modo che si possa svagare e scaricare anche giocando all'esterno, a contatto con la natura. Quindi soprattutto all'inizio è stato un po' un percorso anche di conoscerci, no? Di capire bene le abitudini e cercare di ritagliarci una nuova routine. Soprattutto quando sono piccoli, un po' giovani, sono pazzerelli, ma io, dopo la Shibi, che è la mia prima e unica gatta, che è quella che ha dato poi il nome al canale, lei è stata veramente tremenda, è tuttora un po' birichina, però dopo lei veramente tutti gli altri sembrano degli angioletti, quindi sono sicura che anche adesso che sta vivendo un po' un periodo particolarmente attivo e vivace, troverà poi la sua dimensione, pian piano si calmerà anche lui. Spero di esservi stata utile con questa mia esperienza, di avervi magari fornito qualche informazione o più o meno direttamente appreso qualche consiglio utile. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!